carina. È carina. Non è un lupo, non è un lupo. Non è un lupo, è quello il gioco. Non è un lupo. È un fennec, praticamente. Il gatto del deserto. Ovviamente, no? Perché è come se fosse. Esatto, volpe del deserto. È la forma del medaglione di Sabaku fosse uno Witcher, no? Un Witcher. Non è Ugo, ragazzi. Non è Ugo. Ugo sarebbe leggermente più presente. Sì, è decisamente non felino, mea culpa. Buonasera. Buonasera. Abbiamo cominciato The Witcher. Voglio farne un'introduzione dopo le nostre prime due live. Voglio darvi le mie prime impressioni e poi immergerci nel gameplay, perché il nostro vantaggio è ad oggi avere queste live da 3 ore, che sono perfette per avere una possibilità di piccola bolla introduttiva ogni tanto. Ma prima sono nella grafica talk show per fare un piccolo annuncio. C'è un motivo per il quale settimana prossima ci sarà solo una live di The Witcher. Partirò per Amsterdam. Partirò per Amsterdam. Andrò in questo viaggio europeo. Per la prima volta invitato, personalmente invitato al TwitchCon. Come uno degli ambassador italiani della community di Twitch Italia. Mi è arrivato questo invito e si va. Si va. E vi dirò quello che è successo. Alla domanda, ma farai live dall'evento? Ci sarà anche Lara perché ho avuto la possibilità di poter avere un accompagnatore o un'accompagnatrice. La cosa stupenda è stata quando Twitch mi ha detto: se vuoi come accompagnatore, puoi anche chiedere Saidonia. Sarebbe bellissimo, ma forse è meglio la mia compagna. Bellissimo pensiero, però purtroppo non posso, perché altrimenti non posso, poi non torno a casa. Cioè, semplicemente mi si chiude la porta e anche niente, non posso più tornare a casa. Però, sai dove verrà con me. Sai dove verrà con me comunque, perché abbiamo in mente di fare cose insieme e vi dico soltanto questo. In quanto invitato speciale, ho avuto dato un certo ruolo all'interno del TwitchCon. Sarò capitano di una certa folle, antitetica ai miei contenuti, challenge, che andrà streamata sul canale del TwitchCon. E in quanto capitano di questa challenge, ho potuto scegliere di avere Saidonia, di avere il buon Fra a giocare con me. E sarà bellissimo. Comunque, il fatto è questo: alla domanda, ma streamerai dall'evento? Grazie del supporto, ragazzi, grazie dell'hype train di livello 5, partito a cannone mentre io non vi sto neanche ringraziando. E guardate che bello che è ogni giorno il simbolo che si svuota. Cioè, piuttosto che avere sempre la percentuale che aumenta e la percentuale che diminuisce in nome delle sub che aumentano, si è trovato il modo di far svuotare il simbolo ogni giorno in base alle sub della giornata. È bello, adoro. Grazie, adesso vi ringrazio. Ma prima devo
dare una parola allo sponsor, perché in realtà io non sono abituato per niente. Grazie. Non sono per niente abituato a queste cose, non sono tipo, per la prima volta ho provato a far contattare un'azienda, Asus, in nome del fatto che ho acquistato un portatile per le varie trasferte, ma essendoci anche Lara e dovendocelo smezzare, ho detto aspetta. E se stavolta provassi a chiedere a un'azienda un aiuto, come il management mi implica idiotico non fare da anni e ho litigato spesso? Dio volesse, dice il moderatore. E io sono un creativo un po' particolare. Al che è stata contattata Asus e mi ha riempito. Mi ha riempito di roba. Mi ha riempito di roba. Mi ha dato un setup completo per streamare da Amsterdam. E quindi sono qua per ringraziarli ufficialmente. Mettere il chatbot se volete acquistare da parte loro queste periferiche che sto provando in diretta. E mi hanno persino dato un portatile, ragazzi. Che anch'esso con il comando punto esclamativo laptop potete esplorare un po'. Cioè, grazie, Asus. Farò buon uso professionale degli strumenti che mi hai dato. Vi faccio vedere, vi faccio vedere. Mi hanno mandato queste cuffie che indosso e che sono USB-C. Io ormai sono abituato a utilizzare quelle professionali con gli attacchi audio alle schede, però una cuffia USB-C senza che debba essere necessariamente wireless con certi accrocchi esterni che a me fa piacere ma ha dato tanti problemi, è bello averla. Quindi la proviamo, la sto provando, ma non solo. Io non vi faccio vedere lo stato in cui è la mia tastiera dopo 6 anni di servizio. Perché ci sono affezionato, ma è come andare a cena con un cadavere putrescente. Come aggiorna il sub? Ah, ma se faccio così posso far finta di guardare il sub goal. Oh! Com'è? Oh! Glacial Wolfer, grazie. Welcome back, supporter del canale. Ora dobbiamo chiamare Mariello. Comunque, grazie. Adesso vi ringrazio uno a uno, ti do la giusta forma di riconoscimento dell'investimento nei miei confronti. E guardate, allora non soltanto stavo già aprendo il mouse, che tra l'altro per viaggiare è perfetto perché non ho bisogno dei 12 tasti che ho qui. E quindi, guardate che bello fare l'unboxing con questa camera. In realtà sta diventando anche un flex del mio autofocus nuovo. Esatto, capito Asus? Mi potresti fare un mouse per mancini 14 tasti? Perché io sono pronto a ringraziarti in nome dell'intera specie mancina, perché noi non siamo esseri umani, siamo altro. Ok? E poi, ragazzi, quello che mi permetterà finalmente di non toccare un cadavere. Io oggi ho ricevuto tanti pacchetti e sono rimasto particolarmente sconvolto da questo gesto che, per carità, magari nel mondo degli influencer può essere naturale, normale, io non ci sono affatto abituato e quindi me la vedrete usare molto presto. Me la vedrete usare molto presto, ve la farò vedere in delle stories, così almeno facciamo il pacchetto completo per l'azienda. Quindi grazie. Le porterò con me ad Amsterdam. Detto questo, avete tutti i comandi accessibili tramite chat. Adesso, anche in nome delle coccole ai grafici che mi seguono in Sutorima 2.5,
Eccoci qua. Allora, l'Elgato non c'è. Noi siamo qui. Ho due notizie che vi faranno un sacco piacere. Un sacco piacere su The Witcher. Prima di cominciarlo, però, sia il discorso sia la partita, andiamo sul menu principale. Bentornati, ragazzi. Scusate le orecchie. L'ho avuto anch'io quel danno. Ok. Allora, scusatemi. Eccoci qua. Allora, l'introduzione è importante, quindi prima, ancora più importante, vi ringrazio. Hop Rides, welcome back. Iron Man, welcome back per 11 mesi. Lily Jaking, Joking o JK, welcome back, 7, tier 1, grazie di cuore. Scarpa 00, White 89, Sir Thonas, Microbullo, Glacial Wolfer, hai donato 40 iscrizioni. Sono gigantesche, grazie dell'investimento, davvero, di cuore. Flyborg, XGogo9, Artifex, grazie delle 5 sub donate, Elsmau, welcome back. Quanto supporto, veramente. Poi, improvviso, 44. Giorgio Gabber 23. Oh, adoro vedervi così carichi per The Witcher, ragazzi. Devo dire la verità, lo sono anch'io. Parecchio. Ramonster, Xenian, Kletson, grazie dei Gil. Luke Witcher, David Quaglia, Roriflex. Grazie. Oh, dovrò cercare un messaggio in evidenza. Fabertuzzi, welcome back. Tier 1, grazie di cuore. Mark 085, grazie del complimento. Dennis 02, welcome to the Covenant. Grazie. Citra, Emdo, Leo Fieso, Cranorzor, Leo3TF, Edward 011128. Nobody Zion, grazie di cuore a tutti. Chiana Ratholis, welcome to the Covenant. Frank Capalvo, anche a te, per l'undicesimo mese, welcome back. Eccoci qua. Allora, io ho messo il sub goal per tutta la live. Grazie, Shushwill, delle 20 sub donate, grazie di cuore. Cercherò in tutti i modi di rendervi sempre orgogliosi di quello che vedete e seguite qui. Sione, welcome to the Covenant, grazie. Allora. Ragazzi, questa è la terza live di The Witcher. Il secondo episodio a livello numerato, perché il primo l'ho voluto descrivere come prologo. Ci siamo visti quel documentario per capire come e con cosa, dove è stato sviluppato The Witcher, tutte le limitazioni del caso che hanno avuto, l'Aurora Engine, che non credo sia esattamente duttile come, diciamo, terreno su cui...
ore di sonno su cui lavorare. E abbiamo affrontato tutto il prologo nelle sue prolissità e scoperto quanto quello che mi aspettavo di vedere in The Witcher 1 e in The Witcher 3 è presente anche nell'1. Abbiamo dedicato un'intera diretta praticamente a un singolo luogo, un piccolo avamposto e la loro locanda. È stato fenomenale, perché era grezzo, ruvido, ma pieno d'amore. Cioè, si vedeva tanto che lo hanno voluto fare. Ci si sono messi e hanno riempito il luogo di microscopicità, piccole quest, personaggi che citano altri personaggi che conducono a delle grotte o dei morti o delle conseguenze e delle sequenze di gioco. Cioè, non mi aspettavo di vedere questo in The Witcher 1. Sono rimasto piacevolmente sorpreso. Oh. E ragazzi, io sbaglio nell'avere queste morbose passioni ed edulcorazioni, perché decisamente non proprio smart il sistema di level up di The Witcher. C'è un motivo per il quale non ne vediamo di così in giro. Però quando ho aperto quel menu, ho visto quelle caratteristiche e ne ho percepito la, diciamo, sinergicità con questi talenti di livello diverso e quanto ottieni con un singolo livello per poter creare il tuo percorso di strigo, io mi sono fomentato. Ma sarebbe un onore e un piacere, Roriflex. Libera, assolutamente. Anzi, sarò curioso di seguire il tuo lavoro di tesi quando sarà finito. Cioè, fammi sapere cosa. Io sarò stato utile. Grazie, Chiava. Welcome back. Anzi, benvenuto. O benvenuta. E davvero, cioè, è ovvio che l'unlock dei talenti da un livello in poi di tipo diverso rispetto ai precedenti alla fine per ora mi sembra un'idea ininfluente rispetto a un semplice skill tree, ma sicuramente da personalità mi sarebbe piaciuto vederlo sviluppato in futuro. Magari lo è, magari The Witcher 2 è una cosa simile, non lo so. Dico che non se ne è più visto in giro, ma magari entro in The Witcher, sì. Effettivamente potrebbe essere, sono blind. Non ci ho pensato. Potrebbe, però mi ha intrigato un sacco, ragazzi. Quindi, onestamente, non vedo l'ora di continuare a livellare, perché l'idea di potermi dedicare alla ricerca automatica di materiali, all'aumento del codex, e poi al combattimento equo dei tre stili e così via, mi piace. Mi piace. È chiaramente grezzo, non nel modo ordinato, cioè non è Baldur's Gate ovviamente e non è Neverwinter Nights, però bravi, bravi, andiamo. Ho fatto una 12 ore di Sunbreak, assolutamente sì. Eccoci qua. Franzo, welcome back. Forest, di cara. Laurion, il sempreverde. MT981. E Shushuil, grazie ancora. DJ Kovic 31. Sione, grazie. Pronti. Unforgivable. I may have heard of your brotherhood. Ok. Come sono i volumi? Ve lo abbasso un po', eh? Abbasso ancora un pochino. La musica è meravigliosa. È meravigliosa. E la buona notizia, duplice, su The Witcher che volevo darvi è che non soltanto i modder continuano ad aggiornare i contenuti e quindi abbiamo dato update alle mod installate, ma abbiamo anche, in nome del feedback di quello che voi sapete, anche ovviamente meglio di me, reinstaurato alcune delle estetiche originali di menu. Quindi, let's go.
Allora, che io sappia, noi qui abbiamo praticamente concluso e dovevamo soltanto leggere nel diario un po' di cose, ma nel bestiario forse il Graveir. Ecco qua. Ah, volete che aumenti la musica? Certo, la rimettiamo su. Facciamo così, guardate. 9. Per il resto, fatemi sapere. And that's not an ick. Welcome back. Grazie di cuore. Allora. I Graveir appaiono ovunque trovino cibo. Sono particolarmente ghiotti di cadaveri umani, ma si accontentano di qualsiasi tipo di carcassa. Sono immuni ai veleni comuni e ai tentativi di atterramento. La pelle spessa e la muscolatura sviluppata li proteggono dai colpi. Sono vulnerabili alle armi d'argento e all'unguento antinecrofage. Lo stile forte è quello che è più efficace contro di loro. I Graveir cercano di atterrare le loro vittime per poi mangiarle vive. Alchimia, cadaverina, aceto bianco e ossa di Graveir. Divennero un vero problema dopo la guerra con Nilfgaard. Fino ad allora i mostri erano conosciuti solo agli specialisti e agli ammazzamostri professionisti, tanto che la gente li scambiava per ghoul. Oggi qualsiasi bambino è in grado di fornire una descrizione accurata di un Graveir, e la gente che è passata vicino ai campi di battaglia e alle necropoli ha potuto assistere con i propri occhi agli orrendi omicidi compiuti da questi necrofagi spietati. Aia. Dovrei cercare... Ho battuto Fred il ciccione. Dovrei cercare un avversario più forte. Ma non l'ho trovato, non mi faceva combattere. L'amico del mercante Leuvarden è scomparso nella grotta sotto le mura cittadine, un posto che si dice sia pieno di mostri. Il mercante mi ha chiesto di andarlo a salvare o di seppellirlo qualora fosse morto. In cambio, mi darà 200 oren. Abigail, l'erborista locale, è disposta a pagare in cambio i teschi di Bargest. Tornerò da lei non appena ne avrò recuperato il numero necessario. Certo, Grifias, vedrai che c'è proprio il comando per tutti i link di Asus, grazie dell'interessarti alla loro partecipazione. Foreclose in caso ti mostra anche come fare, non penso sia assolutamente complesso, è tutto automatizzato. La Chiesa del Fuoco Eterno è pronta a pagare chiunque uccida i Drowner. Come prova, è necessario portare i cervelli dei mostri. Per completare questo incarico è necessario che la voce Drowner sia presente nel bestiario. Ok. L'alchimista Kalkstein pagherà chiunque gli porti il sangue di 5 Ghoul. Per completare questo incarico è necessario che la voce Ghoul si presenti al bestiario. Ho trovato un mandato di cattura per il professore, il responsabile dell'assalto a Kaer Morhen e della morte di Leo. Se il professore è ricercato significa che Salamandra ha dei nemici e un inimico del mio amico e mio amico. Devo andare a parlare con le guardie cittadine di Visima per vedere se possono aiutarmi a mettermi in contatto con i nemici del professore. Molto bene. Nella locanda delle campagne ho conosciuto Declan Leuvarden, un ricco mercante di Nilfgaard. Sembra una persona dalle mille risorse con numerosi contatti. Vive a Visima, nel quartiere mercantile. Durante il giorno lo si può trovare alla diga, dove svolge la sua attività. Comunque, in realtà, per togliervi ogni dubbio, in caso... Ecco a voi, ragazzi! Scusate. Pare che si fosse già reso protagonista di altre imprese prima dell'attacco a Kaer Morhen. Grazie al mandato di cattura ho scoperto che il mio avversario è ricercato dalla legge. Questo alchimista distratto mi sembra una persona affabile, anche se è chiaro che per lui le teorie scientifiche abbiano maggiore importanza degli aspetti più prosaici della vita. Guarda, il fatto, caro il mio Witcher, è che per te sono troppo centrali solo quelli prosaici. Una ragazza decisa? Ok.
Va bene. Una ragazza decisa. D'accordo, d'accordo, d'accordo. Come ogni grande città, anche Vizima ha i suoi sobborghi. Appena fuori dalle mura cittadine si trovano le case di coloro che non possono permettersi di vivere all'interno della città o che non sopportano la puzza che si leva dalle strade. Un po' più distante, in mezzo ai campi e ai prati, si trovano le capanne dei contadini con i tetti in paglia. Purtroppo, i tempi difficili hanno lasciato il segno sulle campagne. Molte case sono abbandonate, i loro proprietari morti in guerra, uccisi dai mostri o vittime della peste che infesta la zona. La locanda nelle campagne è stata creata per soddisfare le esigenze dei viandanti e dei mercanti diretti a Vizima. Il proprietario l'ha circondata con un alto recinto. Anche se non offre particolari comodità, è un posto sicuro dove passare la notte e mangiare. Il locandiere mette a disposizione dei clienti anche un'ampia scelta di alcolici. Questo è il luogo d'incontro preferito per gli abitanti delle campagne, dove è possibile trovare sempre qualcuno con cui parlare o giocare a dadi. Temeria è abitata non solo dagli umani, ma anche da nani ed elfi, oltre che da gnomi e driadi. Uish. Dopo la devastante guerra con Nilfgaard, ok? È importante questa guerra. Molte zone sono state invase da ogni genere di mostri. Quindi Nilfgaard è un paese mostruo di mostri, non di specie antropomorfe classiche del fantasy, che finora non hanno costituito una seria minaccia, mentre le strade sono diventate insicure a causa di fuorilegge dei criminali comuni. Come risultato è la Grande Guerra, esatto. La professione del Witcher è tornata in voga, nonostante la gente continui a trattarli con disprezzo e sospetto, chiamandoli mutanti e scherzi della natura. Ok. Perfetto. Eh? E questo... Quando è successo questo? Sono tormentato dalla caccia selvaggia. Una schiera di cavalieri fantasmi in sella a destrieri scheletrici. Da quando? A guidarli c'è il re della caccia selvaggia, il messaggero di guerra e disperazione. Per ora siamo alla faccia del fantasy classico, ragazzi. Abbiamo il re oscuro, malvagio, cattivo con i destrieri scheletrici, insomma. Sono curiosissimo di affrontare quello che mi dicevate essere la sua personalità esterna alla classicità, ma probabilmente anche questa sorta di sporcizia del mondo mi permetterà di vederla presto. Ma questa è la roba più banale che abbiamo visto. So che vuole eliminarmi, anche se mi sfugge il motivo. Questo è interessante. Perché eliminare un Witcher qualunque? Cosa ha fatto Geralt? Healing. Grazie delle 10 sabdonate. Grazie veramente di cuore. Benvenuti a tutti, sperando che vi intrighi quello che facciamo qua e vi spinga a mantenerla. Lifel, welcome to the Covenant. Però questa oggi sub pazza, esatto, sub con la... Io sono stupito del fatto che ci sia questa descrizione. Ma non abbiamo noi non abbiamo vissuto un incubo, non abbiamo vissuto un sogno, una visione, nessuno ne ha parlato. Allora. Ah, ma infatti non vedo l'ora di approfondire questa caccia selvaggia. D'altronde, caccia selvaggia, Wild Hunt, no? The Witcher 3 si chiama Wild Hunt. Appunto, esatto. Esattamente. Esattamente. Ok. Ok. Got it. Oh, Witcher. Beh, direi che a questo punto è il momento di muoverci. Non esistono pointer della quest qui? Noi abbiamo... Non abbiamo talenti da dare. Ok. Wild Hunt, esatto. In realtà affronti la formica regina. Altra citazione a... Lineage. Grazie del supporto, ragazzi. Siete incredibili. Ok, siamo fuori. Siamo fuori. Erba sconosciuta, Selidonia. Ma
E se volessimo depositare gli oggetti? Ah, della Wild Hunt ne aveva parlato Alvin, il bambino durante la profezia. Penso di purtroppo non aver chiarissimo nella memoria quello che ha detto quel bambino. Perché appunto è stato un momento, ma era molto importante, quindi dovrò tenerlo a mente e me lo riguarderò con attenzione. Voglio stare sul pezzo da morire, ragazzi, con voi qui. Allora. Guarda, guarda! Come mi saluta! Mi hai salutato. Farewell. What can I get you? Beer. I'll bring it in a minute. You're quite a talker. Sometimes. In a minute, dear. I need to fill another order. Sottotitolo che non c'entra niente con. Walker. It's time. Allora, qui dovrebbe esserci la possibilità di depositare gli oggetti all'interno della locanda. Dov'è la cassa? Vediamo un po'. Locandiere, viandante, bricone, bardo, lottatore. Ah, è una, è un'icona nel, nel. Ok, è un'icona fisicamente. Cioè, non fisica. È questa, ok. Deposito. Allora, beh. Posso depositare i contratti? Ok. A posto. Ah sì. Onestamente non ho intenzione di avere. Non trovo motivo per ora di avere sta roba qua con me. Ma non importa. Non importa. Tanto al limite cadranno per terra, non è un problema. Andiamo. Beh, di questi caricamenti veloci, decisamente. Davide, welcome to the Covenant, e Unlucky Ruku, grazie e welcome back. Grazie ancora dei doni da parte di tutti. Tutti voi, siete stati meravigliosi oggi. Più che supporto, si tratta di investimento. Allora, ok. Ok, andiamo. Mercante? A cursed plague stopped our transport outside Vizima. Che atmosfera! Cosa? Strano questo qua sul letto. Peste, sì, esatto, topi. L'unica cosa che mi viene in mente è la peste. Ma tra l'altro il corpo è rimasto lì fino alla mancanza completa di carne. L'abbandono più totale. Vizima, bravissima proprio. Davidet, grazie, welcome back. Cioè, casa abbandonata non pensavo fino a questo punto. Questo mazza. C'è persino la distinzione fra corpi più freschi. Questo ha ancora la pelle sul viso. Dono, scialle rosso. Should leave. Till tomorrow. Guardate che bella questa cosa.
casa di Abigail, andiamo. Interessante. Erba sconosciuta, posso prenderla? Ci serve livellare, ragazzi. Ci serve livellare. Persona malata. Algs, grazie. Di cuore. Ammazza, che disastro. Quello è un cervello. Non sono sicuro di cosa voglia raccontarmi. The Witcher. Gibbs. Verso il top, grazie. Ma quello è un cervello. Non sono convinto che... ci abbiano pensato moltissimo. Però è un cervello. D'accordo. Io uscirò. E si muove, esatto. Perché mi fai aprire un menu ogni volta che tocco la Celidonia? Quality of life, strigo. Quality of life. Sono tentatissimo di ucciderla. Oh, my stomach hurts, cursed witch. Strega? Oh, my stomach hurts, cursed witch. Non ha battuto ciglio. Le siamo entrata in casa e non ha battuto ciglio, il che vuol dire che è una cosa che accade spesso in questo posto, la privacy. Rubiamo. Rubiamo anche questo. La magia. Un invito alla magia, Annabelle Radfind. La magia è l'incarnazione del caos, la chiave che apre le porte proibite degli incubi e permette di accedere ai poteri del male puro, in grado di annientare il mondo intero. Vuoi ancora provare a dominarla? A esercitarla? Sappi che la magia è un talento concesso solo a un ristretto numero di prescelte. Credi di essere fra questi? Vuoi sfruttare questa risorsa? Sappi allora che ti aspetta un anno di studio intensivo. Devi ottenere una vasta conoscenza e tenere la tua mente costantemente allenata. La magia creativa non è come i segni dei Witcher o i trucchi da salotto. La magia è un'arte. Ok. Una volta che avrai imparato a controllarla, otterrai potere sul fuoco, sull'acqua, sulla terra e sull'aria. Potere sulle menti della gente. Potere su te stesso. Oh, porca vacca. Questo libro aggiunge una voce alla sezione glossario del diario. Magia. Ok. I wonder what this man-shaped doll is for. Il fatto che abbia i capelli rossi come Triss significa qualcosa? Oh, rituale. Grazie di cuore e fight. Messaggio importante. Prendo atto. Ed è stupendo. Grazie di cuore. E MRK, grazie anche a te. Dabiax, welcome back. Oh. Oh my, a witcher. Welcome. What happened to the man outside? It was his own fault. Many come to me with pitiful fantasies I disdain to fulfill. They take me for a whore when I am but a witch. I'll remember that. Don't worry, I'm not all bad. The sinner will recover. Ok. What do you want? Ah, proprio posso dormire qui. Mostrami la tua merce.
Abigail nella versione vanilla aveva texture più generiche. Ok, nella Rise of the White Wolf le hanno dato un po' di caratteristiche uniche e in linea con alcune illustrazioni. Ma serve una quantità di denaro invereconda in The Witcher, cioè ho almeno 2000 da spendere, forse di più. Non posso farci niente, non posso farci proprio niente. What do you want? I found your notice. Excellent. Do you have the Barghest skulls? Dammi un secondo. Not yet. Hurry then. What do you want? Can I ask you something? If you must. Do you have any magic against phantom hounds? What about your sword? I heard witchers carry two. A silver blade for monsters and steel for humans. Both are for monsters. Unfortunately, I lack the silver one. I know of an ointment. When it coats your blade, you'll cause grievous harm even to specters. The formula will cost you 30 orans. La prendo subito. Maybe another time. What do you want? Ho sbagliato perché ho visto. Do you have any magic against phantom hounds? What about your sword? I heard witchers carry two. Both are from. I know of an oint. You'll need nasen salt, Gnatsid's acid, winestone, and lard. I can sell you these ingredients. Thanks. You can replace the nasen salt with hellebore petals if you wish. Più tardi. Quindi ora ho formule. Unguento antispettro. Esiste un confine misterioso fra il mondo dei vivi e quello dei morti. Un confine che è più facile da superare per gli spettri irrequieti che non per gli umani. Per danneggiare un nemico spettrale, imbevi l'arma con questo unguento. Solo allora essa sarà in grado di infrangere la barriera che separa i due mondi e colpire lo spettro. I necrofagi sono abituati ai gas venefici, tuttavia nemmeno il più tenace dei Ghoul o dei Graveir può nulla contro le ferite velenose inflitte da un'arma ricoperta con l'unguento antinecrofage. I maghi che iniziarono gli esperimenti sulle mutazioni scoprirono che mischiando ingredienti rari e potenti con sostanze più comuni si potevano ottenere pozioni in grado di accentuare le mutazioni dei Witcher. Questa, ricavata da un occhio dei Frightener, trasforma il corpo del Witcher rafforzandolo. Si dice che la pozione gatto sia stata la prima creata apposta per Witcher. Essa permette ai Witcher di dare la caccia ai mostri nelle loro tane, incluse grotte buie, rovine, cripte, dato che la pozione aumenta la capacità di vedere le assenze di luce. Per impedire l'alcicamento, le pupille si restringono automaticamente in presenza di una luce forte. Questa pozione è probabilmente la più usata dai Witcher. Ok. Strange Hunter, welcome back. Francesco Scuteo, welcome to the Covenant. Grazie di cuore. Conte 84, grazie. Tier 1 per 3 mesi, grazie del supporto. Let's go. Andiamo avanti. Ok, abbiamo ottenuto una cosa interessante da qui però. Beh, fatemi sapere se volete che aumenti un po' il volume. Sono sempre a disposizione per modificare il volume che ascoltate, eh? Devo leggere... Ah, sì, devo leggere... Lei. Vabbè, ok. Quindi lei è vista come una prostituta semplicemente perché molto bella e giovane, in un ambiente in cui probabilmente non se ne vedono molte di così. Anche perché, essendo maga, ha accesso a diversi modi di rendersi molto più sana, molto più forte, molto più... Diciamo. Andiamo alla cripta.
gioco! Porta chiusa, porta chiusa, ma cosa cavolo c'è qui? Incrocio. Cappella del fuoco sacro, ok. Per fare delle offerte? Non lo so, dimmelo te, che è stato quel bordello? No, no missions for you. Focolare, spento però. No, no, finché non livello non mi interessa. Mi piacerebbe fare un po' di pozioni, esplorare un po', ma io devo assolutamente poter raccogliere le altre erbe. Oh, oh, bello, buono questo. Buono. Ci serve. Cosa diamine è? Un elementale, un portale, uno spettro, una trappola? Geralt, che famo? Geralt, Geralt. Un residuo di portale. Cos'è? Cos'è? Paura. Imposta il medaglione per individuare i nemici o la magia vicini. Se usato per individuare la magia, il medaglione vibrerà nei pressi dei luoghi di potere. Per impostarlo, accede all'inventario durante la meditazione e seleziona magia o mostro. Luogo di potere. Ah. Ok. Aumenta il potere dei segni del 100% per un cacchio. Ok, ma il fatto è che tu non puoi utilizzare né attacchi né segni fuori dal combat, vero? Perché noi all'interno di Kaer Morhen abbiamo potuto utilizzare il segno per spostare le pietre, ma se io qua premo il tasto destro, che è il tasto dei segni, non fa un tubo. Sono dubbioso. I segni sì? Allora forse devo riequipaggiarlo? Barba Martello, grazie. Il signor Sottocolle, welcome to the Covenant. Alessio Salzillo, grazie del ghilo. Giragli intorno verso destra. È Dark Souls 2. Dipende. Però ora non posso usarlo, in realtà. Sto spammando. Focolare. Ingresso della cripta, ok. Metti il gioco in pausa e clicca sul segno a sinistra. No. Bloccato? La cripta! Merda. Perché è tutta una locanda? Ah, il luogo! È il luogo locanda. Ok. Ok, è il luogo. È il luogo. Usaracino, welcome back e grazie di cuore. Se tieni premuto control mentre raccogli gli oggetti, te li raccogli in automatico senza aprire l'inventario. Grazie. No, non mi fa comunque il segno. Grazie, cercherò.
Vediamo un po', provo. Provo l'altro control, vediamo. Ah sì, è solo che... Spero che ci sia un control qui da qualche parte, altrimenti siamo fregati da mancino. No. Grazie, The Witcher. Grazie di cuore. Grazie veramente di cuore. E niente. Cos'è? Ponte dei mercanti. Porta chiusa. A questo punto le porte chiuse non c'è bisogno di interagirvi. Porta. Ma la situazione è molto più grave, nel senso, non sono case abbandonate, è l'intero villaggio completo. Wow. Frammenti lunari. Cosa? Soluzione di mercurio, acqua ducale. Questo era uno studioso. Non gli è servito a niente. Siamo già arrivati a Vizima. Studiare non serve a niente. Sono offeso. Oh. Complimenti per Irene. Quindi con questa Elleboro potremo farci un surrogato per la pozione contro gli spettri. Porta. Oh, interessante. Guardate un po'. Tieni giù le mani. Sono nani, è un nano questo. Razzismo. Che poi non è razzismo, si tratta di specie diverse, non di razze diverse. Che succede? Bloody dwarf. What's your business with this dwarf? We're shaving off his beard. What's it to you? You'd be better off moving along. Love non-humans, do you? Sheathe your weapon and stop waving those arms around if you want to keep them. Ooh, a live one. Game, lads. Kill the deviant. You asked for it. Thanks for getting those hounds off my back. Wait, Geralt, is it you? Well, I'll be damned. Something wrong? You don't look well. Are you hurt? True to a Witcher.
died, came back to life. Nobody's seen him for 5 years, and he wants to know if something's wrong. Who are you? You're drunk. I'm your pal, Zoltan Chiri. Where have you been? Why haven't I heard from you? What about... Not sure I can explain much. Ah, you don't need to tell Zoltan Chiri anything. Let's just say I'm glad to see you. Oh, it would be nice to resolve some matters. You misunderstood. I lost my memory. I only remember the last few weeks. Know what, Geralt? Let's have a beer and talk like we used to. Clear your mind and maybe some things will come back to you. Nessun problema proprio. You look like something's bothering you. Yes, a nasty matter. My friend was to meet me in this village some time ago, but he never appeared. Think he might be in trouble? I hope not, but I wouldn't be surprised if he were. He joined the Squirrels recently and agreed to trade with the Hawkers. Squirrels and Hawkers? The Squirrels, or Scoia'tael as they call themselves, are non-humans who hope to gain equality by shooting folk from behind trees. And Hawkers are merchants who sell arms to the Scoia'tael, illegally. I see. Geralt, I'm not exactly welcome here. We non-humans get blamed for everything from the plague through the beast to the warts on the Reverend's arse. I'd look for my friend myself otherwise. I'll keep my eyes peeled. Let you know if I learn anything. Thank you, my friend. Whoa, whoa, whoa. Listen, I'm sure you've heard about this beast that hunts the peasants. Everyone's talking about it. What do you think? That's no regular monster. A curse or something. Like that crap about spilt blood, love, and destiny. I'm not sure I'm familiar with that crap. That's a theory. The strongest curses, magical beasts, and spells arise from a mixture of love, blood, destiny, and suffering. I see. Fortunately, this is a rare combination. Okay. Can you tell me more about the squirrels? They're non-human little shits who are fed romantic tales. They've taken up arms to fight for freedom and other ideals. During the war with Nilfgaard, Emir used them to wreak havoc in the kingdoms. I don't know who supports them now. Zoltan, you mentioned my vanishing. Any idea why I disappeared? I'm not sure how to tell you, but you died, Geralt. 5 years ago, during the massacre in Rivia, I saw some scoundrel stick a pitchfork in your gut. You bled to death on a dirty street before my eyes. Mm. Oh, so I thought. And I've seen enough corpses to know that there are some unexplained cases. From what I remember, witcher mutations significantly changed your body, but that makes it no easier to believe you survived. Okay. So, how are you doing? You know me, my schemes. I hope to start a modest business in Vizima, bringing in goods from Mahakam. The Breckenrigs are pressuring me. The Breckenrigs? Who are they? My future in-laws. I'm to wed Eudora Breckenrig soon, but my father-in-law-to-be puts too much stock in material things. The common cause mine where I worked after the war was a complete failure. I blame it on the bloody times. I personaggi sono estremamente prolissi e tanto, tanto, tanto informatori. In realtà, grazie a Dio che abbiamo una sorta di codex, perché c'è una quantità di nomi, per carità, alcuni sono ormai abbastanza semplici, ho imparato le città abbastanza velocemente. Questa è la storia che è partita. Però qui si stanno aggiungendo diverse cosine, al di là degli scoiattoli che sono abbastanza autoetichettanti. So, how are you doing? You know me, my schemes. I hope to start a modest business in Vizima, bringing in goods from Mahakam. The Breckenrigs are pressuring me. From Mahakam? Any profit in that? I certainly hope so. I made some investments during the war. As they say, money needs to move. Just so long it doesn't run away. Geralt! Geralt! I need to go, Zoltan.
We'll talk later. Okay. Un set base per il gioco dei dadi. Attenzione. Sono già ordinati secondo loro? Perché non è effetto? Che è successo? Ho bevuto? Non era assolutamente mia intenzione bere, stavo solo cercando di ordinare le cose. Oh no! E voglio provare i dadi, solo che... ho bevuto senza volerlo davvero. Ehi! Tutto bene, attacca brighe. Ti rubo tutto, ok? Dobbiamo assolutamente... sicario e attacca brighe. I fucked a she-elf once. Va bene. Oh, to drink in the hairy bear, but the city gates are closed. This is Haran Brog's territory. Talk to him. Sono entrato in una casa di sicari attaccabrighe e gli ho rubato tutto. Ah, che belli GDR. Allora, d'accordo. Focolare. Fermi tutti. Allora, alchimia. Unguento antispettro. Rebis, etere, vetriolo. Ma sbaglio o... ok, è molto scomodo. Non abbiamo niente per fare la pozione. Abbiamo però la visione del Frightener. Pozione mutagena assegna un talento di bronzo. Ragazzi, è raccapricciante questo menu. Si capisce una sega. Che è sta bolla colorata? Slot base alchemica. Le sostanze alcoliche vengono usate per creare le pozioni. Ok. Va bene. Base per pozioni di alta qualità. Ok. Solfo. Ma non ho vetriolo. Qual è la differenza fra questi che sono grayed out e questi che sono opachi invece? Ah. Esatto, è come se mi mancasse la base per gli unguenti. Esatto. Puoi utilizzare l'alcol per creare pozioni, ma serve altro per creare gli unguenti. E non posso fare niente.
My nose itches. Ah, vogliamo andare di notte a cercare i mostri, ci sta. Pensavo di entrare in città, ma a questo punto qua abbiamo le creature notturne e possiamo cominciare a fare le prime quest, sì. Quindi più è potente la base, più slot hai per gli ingredienti e quindi ti permette di raggiungere le pozioni più avanzate. Perfetto. A drowner? No, they're smaller. This was a drowned dead. Tell me about the drowned dead. Bigger and stronger than drowners. A criminal drowns. Sometimes he turns into the drowned dead. Blinded by rage, he desires to drag all living into the water. Where can I find him? Sometimes on the waterfront at night. Destroy him. Ah, ma te lo dice, ok. Allora. The diseased were cremated, yet people still feel the pain. Elleboro, beh, è il momento. You don't even look like you're worth robbing. Sono tutti molto spacconi con creature come lo strigo, eh? Veramente molto, molto spaccone. Come schivano. Acido di Ghinaz. Ingrediente alchemico. Vetriolo! Aha! E non ha droppato nulla quell'altro? Elleboro, elleboro. Ululati. Topi. Un drone, eccolo qua. Da solo? Beh, il drone ora nel bestiario dovrebbe apparire una volta sconfitto. Forse devo, forse è molto realistico e bisogna studiare per averlo. Tre? Fare poco. E posso utilizzare gli incantesimi per poter utilizzare al meglio le combo. Però, in effetti, devo trovare il modo di aggiungere al bestiario questi droner. Forse c'era uno dei libri della locanda. Dovremmo quindi andare a guadagnare, comprare un libro, di studiare a causa della nostra amnesia e trovare attraverso la conoscenza del libro il modo di poter ottenere il materiale utile da per confermare l'uccisione e quello che è, insomma, è richiesto dalla quest. Porca miseria, è incredibilmente densa cioè è un sistema.
Però noi abbiamo i bargains e trovare il cadavere. Forse noi non abbiamo una quest sui droner, eh? Where are the orphans from the abandoned houses? Non mi ha parlato. Ho un contratto per i droni, vediamo un po'. Ecco qua. Devo recuperare 3 cervelli di droner per il reverendo. Ok, ok, ok. È un sistema ovviamente molto legnoso, ma... devo andarci a piedi? Mi sa tanto. Mi sa tanto, sì. Mi sa tanto che devo andarci a piedi. Qua si va verso... casa del reverendo... grotta sotto le mura. Oh, qua c'è roba da fare. Però prima di incontrare il reverendo, stavolta allora direi di andare a provare a giocare a dadi, guadagnare un po' di denaro, fare il Witcher Scamming e da quel momento in poi approfittarne per fare un percorso alla Death Stranding, fare il più possibile nel minor percorso possibile, quindi quest, incontrare il personaggio che richiede quel materiale, dar lui quel materiale, avanzare la quest, andare a cercare il cadavere, eccetera eccetera eccetera. Quindi la nostra fortuna sarà la determinazione di Undertale, ragazzi. Non c'è quick travel, vero? Che cos'è quel... è il livello, quell'energia intorno al medaglione del lupo? Che poi a questo punto, esatto, conviene decisamente giocare di notte. Perché comunque se spawna qualcosa fai esperienza, livelli, droppi roba e avanzi quest in maniera più naturale. È un peccato però, perché tendenzialmente non ti verrà mai voglia di giocare di giorno se non per andare a cercare NPC di fretta e furia, attivare le quest e giocare di notte il resto. O magari un min-maxing esagerato che non conviene stare qui a pensare nella blind di The Witcher. Ah, ci sono mostri che trovi solo di giorno. Ok, ok, perfetto. Allora a posto. L'equilibrio è tornato. Ok, non ci sono mostri solo di notte. Perfetto. Perfetto. Era il messaggio che mi era parso di ricevere. Ottimo. Allora, è il momento. Sono stanco di aver corso fino alla locanda. Vorrei arricchire. Geralt! Zoltan, I found these strange dice. Looks like dwarven handiwork. It's poker with dice. Very entertaining. Requires less attention than cards, but it's just as exciting. Dice are a dwarven invention. Became popular after the war. Not surprising, given that every mercenary played. So how do you play? Let's shoot around, I'll show you. Guadagna un po' di soldi giocando a poker con i dadi. Scegli la punta e clicca con il pulsante sinistro del mouse su lancia i dadi. Alza la posta e seleziona i dadi che vuoi lanciare di nuovo. Geralt! Can you play poker for serious money? You'd be surprised how popular it is. Fortunes have been made and lost. There are those who take it very seriously indeed. How do I join the game? Join? Geralt, it's not a sect. Ask around. Though professionals aren't likely to waste time playing novices. Any idea where I could start? Around here? Odo, he's got rich somehow.
And I know Harren and Mickle play. And there's me. They're all small fry besides me. But don't fret. I'll give you an edge. The real action is in Vizima. When will I no longer be a novice? Win a few times and word will get around. You need to get 3-4 games under your belt. You'll get the idea. È il momento di fare denaro, ragazzi. È il momento di save scammare l'universo. Perfetto. Albedo? Yes, this solution. Giocatore d'azzardo. I respect risk takers. È solo culo, ma carina. Mazza che tiro scarso. Ho vinto o perso? Ah no, ha vinto lui? 5-5, 4-4. Ma mi ha fatto saltare il tutorial perché ho salvato dal dialogo? Dobbiamo fare... Ragazzi, non so come si gioca. E ho capito, Belì! Ehi, vabbè! Allora, devo leggere un tutorial, altrimenti qua non stiamo facendo niente. Io volevo solo salvare la partita, ma mi ha saltato completamente il tutorial. Quando ho riparlato con lui, pensavo che mi dicesse: vuoi imparare? Pensavo che, cioè, non che saltasse l'evento, ma che mi permettesse di farlo ricominciare. Allora, tutorial. Poche coi dati. Va bene. Questo è... va bene. Questo è il tutorial. D'accordo. Lancia i dadi. Va bene. D'accordo. Perfetto. Geralt. Niente. Quindi ora ho una coppia, ho due coppie, no? Dovrei essere contentissimo, no? Quindi ritiro il 4 e via. Cosa mi dice che forse non conviene. Perderemo una quantità di tempo per giocare. Geralt. Penso ci sia il fast load, sì.
Dai, Tris di 6. Ottimo. E non posso smettere di giocare. Non posso smettere di giocare. È al meglio delle tre. Minchia, ti ho spaccato il culo. E anche lui però. Quindi lancio solo l'uno. Dai, ora c'è un 6. No, come 4. Ma che culo. Madonna santa però. Ed ecco perché il gioco d'azzardo è stupido, ragazzi. Anche se 3, 4, 5, 6. Ragazzi, credo che questa cosa non andrà da nessuna parte. Ma noi insisteremo perché i libri ci servono per le quest. E fare soldi in altro modo credo che sarebbe raccapricciante a livello di tempi. Ok. Ho vinto, dai. Cappuccino serale mentre perdo a dadi, grazie. Ma ragazzi, ma come funziona sta roba? Devo togliere i due, come mai? Ma sta vincendo lui di nuovo. Non ho una cosa buona qui, scusate. 1, 2, 3, 4. Ah! Ho scala! Ho scala! Non tiro niente! Non tiro niente! Non tiro niente! Come faccio a non tirare niente? Ho visto! Come faccio a non tirare... Faccio così e non tira nulla, no? Ok. Dai, non puoi vincere. Ok. E ora punta anche la casa. Tris. Ora perde tutto. Poker di due. Smettila! Zawa! No, non cercherò altri avversari. Devo portarlo alla morte. No! I need to go, Zoltan. We'll talk later. I respect risk takers. Bravo. Rischia con me. Come 5?
Tira fuori i soldi! Ma che culo! Non t'azzardare, sai? Non t'azzardare a fare un 4, eh? E dai, ma non è possibile! Ok? Allora, questa cosa sta prendendo una piega drammatica. Allora, questo puzzone non ha soldi. Dobbiamo trovare un giocatore che sia ricco sfondato. Io. Cercherò altri avversari. Ah, devo battere anche lui. Ok. I respect risk. Grazie Simoth, Lolo, Darom, Angel Squall, Riudido. Grazie di cuore. Allora, 2, 3, 4, 5, 6. Non rischio. Lui cos'ha? Ah, coppia. Non serve sconfiggere lui perché è un poveraccio, vero? Dai! Ha avuto sfortuna lui, eh. Ma come fa? Ma Gesù santo, che monnezza. No, la missione del poker non mi ha detto che devo battere. Vabbè, ho capito. Dai, al meglio delle tre. Ce la facciamo. Ah sì, c'era scritto troverò altri avversari. Adesso do un'occhiata. Aha! Ho vinto. Perfetto. No bold men. Ho battuto Zoltan, cerco altri avversari. Ah, Odo, Haren e Mikul. Ok. Sì, era il dialogo, è vero. Allora. Ora abbiamo un po' di denaro. Vediamo un po'. Se io... Olaf. Sui goal e sui gravier. Hai già letto questo documento? Ok. Hai già letto questo documento? Hai già letto questo documento? Hai già letto, hai già letto, hai già letto. Ah, questo è il deposito. No, 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 non voglio il deposito, voglio il negozio.
Ah, lui non vende nulla. C'era un mercante però qua. C'era il nostro caro Var... Dove sei? Va... Eccolo. Leeuwarden. Dammi la tua... Ah, tu non hai i libri. Ok. Beh, ti posso vendere un po' di roba. 60, 40... Nah. Possono essere doni per fare cartoline. Vediamo un po'. Ti preoccupare, ti compro io le cose. Uff! Ok, il libro sui Barghest. A posto. E posso rivenderglieli subito? Posso leggerli e rivenderglieli, ragazzi? To, pia. Fantastico. Che treno. Allora aspetta, aspetta. Deposito. Dov'è il mercante? Locandiere. Ma poverino, si impegna pure. Vediamo se... Tranquillo, ora ti sveno. A posto. Dai, è forte. Ok. Se ora apro la mappa... Non ancora Boldrinus, ma accadrà. Abbiamo... imparato qualcosa sui droner. Li ho praticamente noleggiati a costo altissimo. Ecco qua, cervello, ectoplasma, lingua di morto affogato, polvere di morti, sangue di Bloedzuiger. Ora sappiamo cos'è, fighissimo. Zana di bestia. Bestiario. Oh mamma mia. Paludi e acquitrini. Immune al veleno, leggermente resistente ai tentativi di stordimento. Vulnerabile al fuoco e alle armi d'argento, che ancora mi mancano. Lo stile forte è il più efficace ed efficiente contro di loro. I Witcher esperti sconsigliano di usare lo stile di gruppo per combattere contro più esemplari. Oh, bella questa... Adoro questa meccanica di expertise del Witcher, che ha tre stili e non è sempre migliore il gruppo con i nemici. Il Bloedzuiger, un mostro orrendo della palude, è assai temuto dai contadini perché versa i succhi gastrici sulle ferite delle sue vittime ancora vive per succhiare gli intestini semidigeriti. Dio santo. Droner. Ok, immune ai tentativi di accecamento, sanguinamento, avvelenamento e stordimento. Alla paura e al segno Axi. Sono molto vulnerabili alle armi d'argento, ma guarda un po'. E soggetti agli atterramenti. Vabbè, perché è il mostro tutorial per utilizzare... Hard. I Witcher più esperti usano lo stile di gruppo quando combattono contro più droner insieme. Erano furfanti che hanno determinato la loro esistenza criminale in acqua. Quindi aveva ragione il popolano. Affogati vivi o gettati in acque profonde da morti, si trasformano in creature vendicative pronte a piombare sugli abitanti e sugli insediamenti costieri. I morti affogati sono creature della notte. Appaiono sulle sponde dei laghi, dei fiumi e degli stagni. Sono immuni ai tentativi di accecamento... Vabbè. Ah, non ho letto... No, ho letto. Ok. I droner, particolarmente forti e pericolosi, vengono detti morti affogati. Ah, posso scorrere il testo? Ma non è vero.
Un Bloodsucker morente esplode, spruzzando... Ok, non devo essere frettoloso neanche in un dettaglio. Un Witcher esperto è in grado di uccidere il mostro e schivare l'esplosione. Lo faremo. È che ho il terrore di annoiarvi per quanto Codex viviamo, e allora mi sento un po' in colpa. I droner particolarmente forti e pericolosi vengono detti morti e affogati. La gente comune non fa differenza fra le due creature. In entrambi i casi, incontrarle si può rivelare fatale. Possiamo supporre però che le leggende più tristi legate ai delinquenti morti in acqua riguardino i morti affogati piuttosto che i droner. Eccoli! I Barghest sono fantasmi e arrivano dall'aldilà solo se evocati. Ah, sono immuni alla paura e non possono essere evocati. Avvelenati. Provenendo dall'aldilà si devono procurare un corpo e questo gli permette di divenire storditi e provare dolore, nonostante siano resistenti a questi effetti. Sono vulnerabili alle armi d'argento e soprattutto ai tentativi di atterramento. Lo stile veloce si rivela il più efficiente contro i Barghest. Gli esperti adottano lo stile di gruppo per combattere contro più creature. Attaccano l'avversario in gruppo, cercando di circondarlo. Dove c'è un Barghest, ne appariranno degli altri. Zanne di bestia, ectoplasma e polvere di morte. L'alchimia che se ne può droppare. La gente sostiene che i Barghest siano spettri che si materializzano sotto forma di cani orribili per tormentare i vivi. Secondo alcune leggende popolari, questi mostri sono l'avanscoperta della caccia selvaggia. Altri racconti sostengono che i fantasmi siano una punizione divina e incarnino la vendetta. Tutti quanti, però, concordano su un punto. Non hanno pietà per i vivi. Ho aiutato un nano attaccato dai razzisti. Mi ha riconosciuto come un suo vecchio amico. Il nano si chiama Zoltan Cipai. Sostiene di aver assistito alla mia morte diversi anni fa a Rivia. Sembra un tipo assennato e pragmatico. Vede il mondo con diffidenza e considera la maggior parte degli eventi intrisi di ironia. Come gli altri non umani, anche egli è vittima del razzismo che alberga a Temeria. Ok. CV, ok. CV, ok. Teach me to kill. No? Cacciatore reale? Greetings, Witcher. I'm the local hunter. Greetings. Wonder how I know you? No? So be it. What do you want? How much do you collect for a drowner? It's my professional secret. Come on, we're in the same profession. It seems so. So, how much for a drowner? Depends, but on average, 80 orins. I've never come close to that. I knew something was wrong with those prices. Calm down. Progress wherever you look. Only witchers, the relics they are, still work for a pittance, while being called freaks by those they do favors for. A fair day's wage for a fair day's work. What was that? Nothing, nothing. I'm looking for witcher's work. Attenzione. Since you're here, a monster supposedly haunts the lakeshore, devouring peasants late getting home. A ghoul may have made its lair in the crypt. How much for each? You witchers do nothing disinterestedly. Kill a monster, bring me proof and I'll reward you generously. Non posso rispondergli una paga onesta per un giorno di lavoro onesto, scusate, eh? What does the creature from the crypt look like? Perhaps a standard ghoul, but who knows? See for yourself. Did the peasants say anything more about the lakeshore monster? Just that it hunts by the lake at night and kills people. Quindi, però non mi dà la possibilità di entrare nella cripta. Take care. Santo proprio. Possiamo andare alla riva. Però sta parlando del lago. Eh sì, sta parlando del lago, dell'unico lago a cui possiamo accedere. Porca miseria, ma potremmo combatterlo un Barghest? O è completamente immune ai danni? No, 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 no! Aspetta, aspetta! Io spero di potergli fare un minimo danno, perché altrimenti siamo nei guai. Però possono... No! È morto!
In teoria possono subire dolore, quindi... Oh, li sciotti! Grande! Eccoci qua, testa di Vargast. Ce ne mancano C4. Mi sa che devo fare tutto il giro, sì. E allora speriamo di incontrare qualche altro Vargast. È buio, ma ne varrà la pena. Vesna? Ma è pieno di eventi! Looks like Miss Vesna has unwanted visitors. Oh, ok, è decisa, è decisa. È vero, è decisa. Ha un caratterino, brava. Quanto vogliono morire queste persone. Is that you? Witcher, help! Piss off, Whitey. No monsters here. Whitey. You have the balls to fight a witcher, Butch? Shut it, woman. I'll show you balls. Non ha detto proprio questo. You're apt to lose those shortly. No, che... Ma questa... You'll be sorry. Ma sta attaccando anche lei! Fortissima. Will you help me? I fear the dogs and thugs, but I need to get home. Certainly. E poi mi inviti dentro, ovviamente. Perché l'antifona è quella. Allora, randello leggero, ascia di ferro, Vesna cappuccio. Allora. I don't have all night. Spero che era... Spero che... Cane idrofobo? Pericoloso? No. Ma porca miseria! Alla faccia... Coraggiosissima lei, eh? Ok. E via. Aspetta, Vesna. Dammi un secondo. No! Spero ci sia un altro cagnolino perché me ne manca una di testa. Credo che ne manchi una. Dove sei? Cappuccio! Ho fatto una partita con Zoltan, è stata un'esperienza molto istruttiva.
Difendere Kaer Morhen. Combattimento a mani. Perché dovrei prendere le armi? Non ho spazio per le armi. Per venderle magari, ma... Sto cercando di capire se la quest mi dice... Mostri e uomini, ecco qua. No. Ok. Stato attivo. Devo proteggerla dalle bestie e per raggiungere la casa di sua nonna nelle campagne. Ho capito! Mi sembra un po'... Ah, eccolo! Oh, ok. Perfetto. Perfetto. Andiamo, allora. Vedete, non posso prendere io le armi. Blepnos, vito dallo spazio. Grazie. Bentornato al primo. Benvenuto al secondo. Beh, non sono due. Svegliamo Abigail. Guardalo, guardalo, guardalo! Ah, la... Wow, l'ha ucciso lei! L'ha ucciso lei! Cazzutissima! Brava! Complimenti! What do you want? I found your notice. Excellent. I do. They're yours for a price. I knew you'd manage it. And take this mandrake root. No, no. You might find it useful. No, soldi. See you later. Centauran. Radici di mandragora. Livello ottenuto. Ok. Ora si ragiona. Radice di mandragora. Ingrediente alchimico speciale, zolfo e nigredo. Abbiamo mai incontrato? Sì, eccolo altro. Ok, materiali blu non sono ancora serviti a niente. Vabbè, lei mi ha dato la mandragora, ha detto ciao. Posso parlarti? Posso dirti? Dai, non inciampare. Niente, ok. Mi riposo. Gratis, vero? Grazie. Non è che la troviamo morta il giorno dopo lei fuori con i mostri. Abbiamo quindi altri tre talenti. Sì, altri tre talenti. Intelligenza. Conoscenza, allora. Boom. Oh, ora possiamo creare unguenti. Quindi non era un materiale ma un talento. Perfetto. Boom. È fatta. Ok, abbiamo preso i talenti che stanno qua sotto, ragazzi. Perfetto. E... quindi... quindi... però... Ho ancora un talento di bronzo. Ho ancora un talento di bronzo.
Ok. Medita un'ora. Sì. Speriamo che Vesna stia bene. Mr. Teo, welcome back. Sacramento, Achille, Xenos, Nicknap, Symoth, Lolo, Darom, Angel Squall, grazie di cuore. Vesna, stai bene? Vesna, stai bene? Sì, sta bene. È fatta, tutto a posto. Tutto a posto, c'è problema. Alla grande. Trenissima. Ok, viaggiare di notte ha molto peso, in questo racconto per ora. Perché stiamo livellando anche in nome della nostra esplorazione a quest'ora. Ok, tra un po' possiamo circumnavigare il bosco e andare a casa. Come stai? Sì. Guardalo questo. Ma infatti fare materiali può anche esserci utile per vendere. Il fatto è che questo GDR è in grado di crearti quell'atmosfera old school, anche se in maniera anacronistica, perché all'epoca questo non era il videogioco moderno, ovviamente. Oh, guarda un po'! Venate, venate! Combatti, Vesna! A posto. F5. Oh, ecco i cervelli. 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 E il reverendo sarà contento. Mamma mia! Che combinazione, che coppia! Geralt e Vesna! Io non riesco più a uscire dalla superficie, ok. Siamo quasi, no? Insomma. Qui dovrebbe esserci anche il morto affogato. Ma non lo vedo. Non ce l'ho ancora la spada d'argento, purtroppo. Qua dobbiamo esplorare anche, perché queste case non le abbiamo visitate, eh? Stiamo attenti a non perderci nulla. Vesna ha fatto bene a chiedere l'aiuto di un Witcher, comunque, eh? Terribilmente pericoloso. Ma dai, è carino metterci le rane per un po' di contesto e ambiente. Campagne. Come l'area locanda, questa è l'area campagne. Cane idrofobo in mezzo alla strada? Poverino, che gli prendono i corpi, vedete?
È bello perché abbiamo letto il codex, il bestiario, e sappiamo perché il cane muore. Sappiamo esattamente perché il cane muore. Ho visto Skybox peggiori oggigiorno. Scusa signorina, vado un secondo dal reverendo. Sta dormendo sto poraccio. Prima gli rubiamo tutto. Poi lo svegliamo e ci facciamo pagare, che ne pensate? Be gone, devil's breed. Calm yourself, priest. I merely wish to speak with you. There's nothing to speak of. Indeed there is. I seek Salamandra. I heard they come here. They'll kill us because of you. I have ways of showing gratitude. What ways? You're troubled by a beast? Not your business. I'm a witcher. I could help. Another witcher came recently. Berengar. He promised to slay the beast, but fled when it howled. I'm not Berengar. If you want my trust, bear the eternal fire's light to the people and dispel the darkness. You'll find five chapels around the village. Fire won't scare the beast. This is more than a stray dog. The eternal fire, blasphemer. Ah, ecco cosa... You can be sure it will scare off beasts. For it has been said that though his soul be in darkness and his visage be a horror, do not judge him hastily, for he will carry the flame of hope into the night. And also, you shall only be safe in the glow of the eternal fire. All right, but it will cost you 100 orans. Very well, but the eternal fire must appear at night in all five chapels. Okay. I hear the Church of the Eternal Fire has offered a reward for drowners. As long as you can prove you killed some. I have drowner heads. My reward? Here. May the Eternal Fire illuminate your path. Si è calmato subito. Si è calmato immediatamente, santo. Buono. Speak quickly. I'm looking for men who wear salamander-shaped pins. That's not wise. Why? Vexing them may shorten your life. Do I look scared? Another witcher came here before you. He too swaggered with audacity. And yet, do you see him? Not likely. He fled. He's not me. Do not sneer at Salamandra. The whole village fears them for a reason. You must convince us all. What can I do? For me, destroy the beast. As for the others, eccoli. Visit Odo, Mikkel, and Harren. Can you solve their problems too? Are they elders of some sort? Everyone knows and respects them. Odo's rich, Harren a merchant, and Mikkel a city guard. Gain their trust, and you'll win the trust of the village. We'll see. Quindi praticamente. Wait. They need to believe I sent you. Show them this ring of the eternal fire. Penseranno che ti ho ucciso. Allora, quindi praticamente sta diventando Yuden Chronicles. Faremo queste quest per i nostri cari popolani, contemporaneamente al fatto che stiamo sviluppando un percorso perfetto per giocare con dadi, ai dadi con loro, fare altro denaro, comprare i libri e completare le altre quest. Abbiamo dinanzi a noi un percorso delizioso. Carina sta cosa. Io lo sveglio di nuovo. Speak quickly. Samus, grazie, welcome back. Tier 1 11 mesi e Sephiroth 20. Grazie. Nel supporto anche se non sei magari sempre presente. È stupendo. Cerusico, welcome back, grazie. Mister Teo. Remind me, what was the story with the fire and the chapels? At night. Light a candle in each of the five chapels of the eternal fire around our village. Fine. E dai! Speak quickly. Quant'è arrabbiato, anche la barba. Are you a chaplain of the eternal fire? Yes, heathen. Only the eternal fire can save us from the white frost. Really? So says the prophecy of Ithlein, the elven witch. Is that so? The old world will die. To be born again from a seed that will not sprout, but burst into flames. You seem to contradict yourself.
You mock me, Witcher? So tell me, who gave you leave to meddle in the affairs of humans? You, an emotionless mutant. Answer, who? Il fuoco eterno. No. Fuoco eterno. The eternal fire, no doubt. Return to your dark life, heathen. Un'altra cosa. One more thing. Speak quickly. Are you a chaplain? Yes. Really? So is that the old word? You seem to... You mock... I apologize, Reverend. Whosoever... I'll see you later. Vabbè. Allora, grazie. Io sto andando a 500 frame al secondo intanto, mentre renderizza la... io ti vado a rubare anche nel piano inferiore. Vediamo un po'. Vecchio scaffale. Tanto cappuccio sarà... Ah! Attenzione. La profezia di Ithlin a egli Apevenian. Ok, lui. Io vi dico che sta per arrivare. L'era della spada e dell'ascia, l'era della tempesta del lupo, del bianco gelo e della bianca luce, l'era della follia e del disprezzo, Ted Deiread, l'era della fine. Il mondo morirà ricoperto di ghiaccio e rinascerà con un nuovo sole. Rinascerà dal sangue ancestrale, da Hen Hikaer, dal seme piantato. Il seme che non germoglierà ma erutterà in fiamme. Estuat esse, così sia. Prestate attenzione ai segni, io vi dirò quali saranno. La terra verrà ricoperta dal sangue di Ain Seide, il sangue degli elfi. Ok, ma se non conosci questi termini, povero Geralt. Stiamo aggiungendo molto al glossario, sarà una bella introduzione la prossima. Riusciremo a tradurre questa profezia un giorno. Non credo sia la roba che ha detto il ragazzino, però sono sicuro che abbia un valore e un'importanza. Porta, cappella del fuoco sacro. Porca miseria, che paura, mi sono preso. Le prime parole sono le stesse. È quello detto dal bambino. Ecco perché non lo ricordavo allora, era a causa di tutti i termini utilizzati. Mamma mia, quanto old school che devi aprire l'inventario quasi da avventura grafica vecchio stile. Allora, giocatore, casa di Vesna, ok, perfetto. Porta della cappella, porta. Ok. Nonna, ti ho portato Vesna. E deve solo entrare. Signorina, la porta, per favore. We're here. Thank you. How can I repay you? Ma non hai neanche l'opzione per i soldi. Shall we meet again? I don't know. I live with my grandma and I'd rather not shock her. Questo? What can possibly shock her? Everything. Che vuoi? Except if we met to pray together. But listen, I know this one place, the old mill. Secluded and quiet. Exactly. But people say it's haunted. I wouldn't want the miller's ghost disturbing us. Ghosts wouldn't dare disturb a witcher. Others will stay away out of fear. Settled then. I'll see you tomorrow after sunset. Bring wine. And I'll bring food. Io sono confusissimo dalla quest per il mulino. La quest per il mulino, ragazzi. E te chi vuoi? Stop. What are you? A witcher. We're militia. We keep the peace. I'll be going. We needs to see you're not ill. I'm immune. Don't know what that means. We got a check. What's that? Well, you look foul, but healthy. Move along. Godspeed. We're the militia. Ok. E se entro in casa della nonna, ora sarà più tranquilla? Vesna is asleep. She said you helped her. Thank you. Oh, prenderò un acciarino.
Com'è bloccato? Ci sono delle interazioni assurde in The Witcher comunque. È pieno di cose stranissime. Ok, santuario. Venditrice di carne, casa del reverendo, giocatore. Ha due case il reverendo, d'accordo. Perché una è la chiesa. Se io riuscissi a trovare qualche altro avversario, potremmo fare un level up. Solo che ora io non voglio minimamente entrare in nessuna abitazione, perché voglio esplorarlo la prossima volta. Guardalo, guardalo. Bestia. Ok, ormai me la cavicchio. Ho capito come si combatte in The Witcher. E ora... Ma so io come finiremo questa live. Non so io come la finiremo questa live. Ho hype per come finiremo questa live. Allora, abbiamo acceso tre santuari, ok? No, non credo con la carta. La carta la prenderemo la prossima volta, secondo me. La prenderemo la prossima volta. Cos'è questa? È solo flavor? Ah, ma proprio li chiamiamo, eh? E ho capito, amici. Venite, venite. No. Dai, lasciatelo. Era importante questo? Spero di no. Ma no, che non era il mercante, è lo stesso modello del mercante. Io volevo fare la combo e utilizzare un segno per ucciderli tutti e tre. E questo che sta benissimo qua? Vabbè, a posto. Ok, dicevamo... Aspetta, fammi accendere, vedi. Ah, non posso cambiare stile. Arrabbiatissimo. A posto. A posto. Ottimo. Che vuoi? Stai tranquillo. Sto diventando velocissimo. Castanomata, grazie. Welcome back. Vedo Aka Regina, Zigeur, Mazzuini, Sabrina. Welcome back, di cuore. Grazie dell'incredibilmente spropositato supporto di oggi, ragazzi. Vedremo al TwitchCon. E questa è la prima che abbiamo incontrato. Oh merda, non ha funzionato. Lasciatelo stare!
E niente. Mi dispiace, signore, ma... No! È tutto imploso, al collo tutto schiacciato. E non è colpa dei Barghest. Evviva! E indovinate un po' adesso che si va a fare la fetch quest. Casa del reverendo. Mamma mia, ma non posso avere un cavallo. Allora... Questa creaturina sembra un easter egg, sembra un segreto. Ah sì, poi non posso saltare, quindi mi tocca fare la strada lunga. Non posso sostituire gli orari della schedule in nome di quello che ho promesso nel 2.5. Se qualcuno si organizza per seguire la serata retro game, non posso toglierlo, ovviamente. Ma in realtà abbiamo fatto tantissimo oggi. Sono felicissimo di come ora... Cioè, questo è davvero... Davvero... essere... Al 100%. Tu cosa volevi da me? Ah sì, la crypt. Dentro il gameplay. Full in. Che bella atmosfera, però. È difficile decidere di rispondere in un modo o nell'altro alla domanda mi consiglieresti di Witcher 1, eh? Perché è uno scoglio molto difficile. È uno scoglio molto difficile da superare oggi. È uno di quei titoli che si vede che è invecchiato anche a causa della sua origine. Molto difficile. Però... ha da offrire. Uè. Non fai un cazzo comunque, eh? Speak quickly. I carried the eternal fire. The beasts still haunt us. Perché non serve un cazzo. Where's my payment? Ah, yes, your payment. The curse must be stronger than I thought. Doubtless caused by that witch Abigail, an evil woman, a witch. Maybe she can tell us more. She brought the beast and all other calamities upon us. Perhaps, but I'd rather speak with her first. We must know from whence the beast came. Learn the truth. I will, for 300 orins. Our community's poor. Perhaps 200? So be it. Speak. No, non voglio dormire adesso. Vabbè. Ragazzi, hype per il finale della live, eh? Ho in mente una certa cosina. Trattoria. Oh no. Ok. No, il mulino la prossima volta, lunedì. Vai dal viandante di questo villaggio che ti dà 200 oren.
Ah, sì? Ma è pieno di ste bestie. Ah, di giorno, ok. È terribile aspettare una settimana, lo so, ma non sarà la routine. Poi parto, ragazzi. È quella la vera fregatura, è che parto. Barghest, Barghest. Ho capito, mamma mia, quanta gente. Chissà chi posso vendere. Poi ricontatini. Chissà chi posso vendere tutta questa roba. Ricordiamoci che dobbiamo esplorare tutte le case del porto e delle campagne. Mi raccomando, se c'è una cosa che faremo sarà giocarci The Witcher in modo unico. Fatto per bene. A posto. Un goal. Have we met? Perhaps. I lost my memory. I've never heard that before, though it's possible. The little medic will care for you. Shani can't help. Shame. Ah, now I remember. Geralt of Rivia. I hired you in Novigrad to rid my storage of Garcanes. If you say so. I hadn't sufficient coin, but you helped me nonetheless. Guess I was generous then. My business has grown, so I'll pay this old debt. I could use the gold. Here's 100 orens. No, you're altri 100. I've no work for you. Lasciamo stare il cane. Goal. Oh, che bello. Vediamo un po'. Ok. Buono. Siamo arrivati. Il finale. 100 ore per dei Garcane è una truffa. Il finale sarà soddisfare il nostro desiderio da videogiocatori. Non rompere. Compreremo i libri. Altro che mulino, ragazzi. Mulino. Mulino. Ma non c'è nessuno qui. Forse perché è notte. Vediamo. What can I... Got a room? Yes. Stand still. La stanza è seduto accanto a Shani? Ok.
E niente, cominciamo a potenziare sta roba. Non si scappa. Tocca potenziare. Allora, clicca due volte. Clicca due volte. Clicca due volte. Clicca due volte. No, ho l'inventario pieno. Ora depositiamo, poi vedremo. Perché tanto la prossima volta non avremo una... Noi cominciamo così. Abbiamo 3 Oren e abbiamo comprato tutta questa conoscenza. Ci mancano 200. Solo 200 per aver ottenuto tutto quello che aveva. E lo otterremo vendendo tutto l'oro, perché facciamo 40, 60, 76. Ok. Non ci arriviamo a 200. Vabbè, ce la faremo. Ah, vendiamo... No, voglio vendere... Dobbiamo vendere le teste di... Aspettate, aspettate. Dov'è il mercante? Eccolo, Declan. Beccati ste teste. No! Maledizione. E allora beccati sto qua. Ok, 100. Più ambra. Tanto i regali li faremo. Il dono, invece lo scialle no, lo scialle lo teniamo. È un dono più sottile di un anello. E le vendiamo ad Abigail, esatto, le vendiamo ad Abigail, è fatta. Abbiamo fatto una cosa bellissima, ragazzi. Abbiamo fatto una cosa bellissima. Sono entusiasta della partita di oggi. È stato bellissimo. Voi siete stati incredibili. Il supporto unico, l'interazione splendida. Le nostre partite ora sono entrate completamente nel gameplay. Stiamo andando avanti, stiamo facendo le quest, stiamo incontrando gli NPC, stiamo leggendo il codex, stiamo affrontando i nemici, stiamo livellando, creando il personaggio, comprando la lore. È bellissimo. Lore che diventa integrata nel gameplay, quindi diegetica ma anche meccanica. Mua. Ok, The Witcher è partito, ragazzi. The Witcher è partito al 100%, siamo full in nell'esperienza. Mi dispiace per la sola partita settimana, per ora. Grazie dei cuori e delle coccole, Francesco 93, Heminami, Escarnor Sama, Merlino, grazie, welcome back, Restart, in lore, grazie. E non posso che dirvi grazie di cuore. E buona serata. Alla prossima. Fellow Witcher.